Italia che arriverà a Casalecchio il 28 e 29 di gennaio, sia per quanto riguarda la Superlega che per quanto riguarda la Serie A. Questa è un po' la novità, il ritorno anche della tua grande protagonista in occasione di queste finali che arriveranno appunto a Casalecchio in Unibola Arena, campo che non toccava la grande pallavolo per le 20 di Lega dal 2010. Ci sono state le apparizioni della nazionale, ma la Lega torna all'Unibola Arena e lo fa quest'oggi presentandosi in sala Tassinari. Grazie immediatamente all'assessore allo sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore, dell'ospitalità e anche dell'aiuto concreto che ha dato affinché la pallavolo tornasse a Bologna. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio prima cosa gli amici della pallavolo, ringrazio la Regione Emilia Romagna e tutti i partner di questa avventura, perché credo che sia un grande risultato che Bologna abbia questo evento, Bologna è una città metropolitana, luogo che in questi anni sta crescendo molto dal punto di vista turistico e anche dei grandi eventi sportivi. Come sappiamo questa amministrazione sta investendo sulla impiantistica sportiva, stiamo investendo sulla promozione nazionale e internazionale della città, ospiteremo nel 19 gli europei all'evento di calcio, nei prossimi mesi credo saremo in grado di annunciare anche altri eventi sportivi, quindi su più discipline sportive. Abbiamo appena avuto anche diciamo, uno dei più grandi eventi che si potessero immaginare con il derby, il basket, l'Unibola Arena e adesso la pallavolo che ritorna a Bologna, credo, con grandissima qualità e grandissima visibilità. Un evento, sono invitato per voi, mi è stato presentato e organizzato alla grande, che mette al centro anche Bologna e Bologna città dello sport, città della pallavolo. Quindi noi ci siamo messi da subito a disposizione e soprattutto siamo a disposizione per tutto quello che la pallavolo vorrà fare nei prossimi anni a Bologna, sia dal punto di vista degli eventi che dal punto di vista anche delle operazioni più di carattere sociale e di promozione dello sport. E do il benvenuto al sottosegretario della Presidenza della Regione Emilia Romagna, Andrea Rossi. Anche in questo caso la Regione ha davvero dato un grosso contributo, per messo il ritorno della pallavolo a Casalecchio. Sì, intanto io ringrazio prima di tutto la Lega di Pallavolo Serie A, ringrazio il Comune Metropolitano per questa grande opportunità, per questa grande occasione, oltre che ringraziare veramente un campione come Andrea Pichetta, che direi che non c'è oggi miglior testimone per questo evento che torna appunto in Emilia Romagna. Torna anche in Emilia Romagna con maledetto vice trofeo che è una squadra ovviamente di Anno Magnolo come Modena che sarà tra le quattro che sorprenderà appunto la Coppa Italia e arriverà anche da non so esclusivamente in questo caso di vice trofeo ma che arriva da Campione d'Italia per quanto riguarda appunto la pallavolo. Per la Regione Emilia Romagna è uno dei tanti e grandi eventi che caratterizzano, stanno caratterizzando il calendario di livello sportivo. Ricordavo prima Matteo giustamente non solo Bologna con le finali di quello che sono state annunciate appunto il 9 dicembre, noi scuoteremo in Romagna il 19 le finali europee al evento di calcio delle città di Reggio Emilia, Bologna, Cesena, però direi che quello sono uno degli altri appuntamenti che caratterizzerà appunto questi anni. Io penso che gli appuntamenti che sono l'anno scorso abbiamo sfruttato la finale di Serie A Coppa Italia, parlando femminile come femminile, oppure le altre finali che sono state del calcio, le finali del calcio giovanile, giovanissimi allievi fino alla primavera, oppure ai trofei delle regioni. Penso al basket che a fine metà febbraio tornerà in Emilia Romagna per una 4 giorni alle Fiere di Rimini con la Final Eight. Come vedete c'è una serie di eventi che penso anche siano conducibili a noi poi da qualche mese, l'anno scorso abbiamo scelto che Emilia Romagna vince lo sport e caratterizzano anche un po' un rinnovato impegno di istituzioni locali e sostegno appunto di queste grandi opportunità che sono appunto questi eventi sportivi. Sono opportunità da un punto di vista sicuramente turistico, di promozione di città, sono opportunità anche più di sempre da un punto di vista delle realtà sportive stesse interessate alle discipline, perché attraverso questi grandi eventi ci riesce a promuovere
per dire cosa? Che l'Emilia Romagna, tutto il mondo dice che l'Emilia Romagna vince lo sport, perché noi riteniamo che la possibilità di legare il sostegno, che stazione danno appunto al movimento di trasformativa sia un benessere diffuso che tocca diversi campi, sinceramente la parte economistica, diciamo, la parte turistica, la parte di promozione anche sociale di queste realtà sportive e anche la parte del benessere. Quindi per noi è un impegno ovviamente che rinnoviamo, un impegno che fa sì e farà sì che altri eventi appunto toccheranno la nostra regione, per noi per regione saranno questi grandi eventi e sicuramente un piacere che sarebbe fino a fondo sostenuto, anche perché veramente pensate che noi nel 2017 probabilmente arriveremo a sostenere il mondo dello sport con 8 milioni di euro. Vi do un dato, nel 2014 con 300.000 di finanziamenti che vengono erogati dalla regione rispetto al mondo dello sport. Diciamo che siamo 7 volte superiori a quello che appunto mi sembrava anni fa, per dire come il segno, la cifra da questo punto di vista, la maggior ragione testimonia quello che è il miglior di ciò sport. Grazie. 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 Buongiorno a tutti, grazie di essere stati chiamati, porto, come diceva Laura, anche i saluti del Presidente provinciale, colpito dall'influenza, che oggi non è potuto essere qui. Quando gli eventi arrivano in Emilia Romagna, è chiaro che il Presidente e il Consiglio del Comitato regionale può essere solo contento, perché questo, qualcuno l'ha già detto, che mi ha preceduto, noi possiamo essere solo contenti perché vuol dire continuare a tenere vivo il nostro tessuto per l'interesse del lavoro che è sempre alto e quindi continuare anche a promuoverlo, e questo è davvero importante. Quindi un saluto, la scelta credo del Nippon Arena, io spero che sarà vincente, ci credo, perché è un bellissimo impianto dove gli eventi si riescono a vedere bene, quindi credo che ci saranno tutti i requisiti perché sia uno sport e perché sia un evento di grande interesse. L'Emilia Romagna è dentro in maniera veramente fattiva con le squadre, quindi questo io posso essere solo contento. Sottolineo una cosa, ringraziando l'Emilia Romagna, in un momento quando siamo partiti per il trofeo delle regioni, abbiamo chiesto al Presidente della Regione se si poteva ricevere, e quello abbiamo fatto proprio nella sala giunta della Regione. E i ragazzi sono veramente rimasti affascinati di questo incontro, che è anche durato una mezz'oretta, e sono rimasti affascinati sia della parte istituzionale, quindi del ruolo istituzionale, sia anche perché da parte della regione c'è stato questo interesse da parte dei ragazzi under 16 e under 15. Quindi voglio prendere questa occasione per ringraziare nuovamente, in bocca al lupo, perché l'evento sia davvero abbia il miglior risultato possibile. Una testimonial come Andrea Lucchetta, che sabato dalle ore 10.30 circa alle ore 16 sarà qui in piazza del Nettuno per animare la piazza e il D-Day, ci sarà un momento per raccontare cos'è la pallavolo, per coinvolgere il pubblico e portarlo poi sabato 28 e 29 di gennaio alla Fondo. Benvenuto ad Andrea Lucchetta. Grazie, Nettuno meglio di me, potrebbe comunque essere in grado di poter intrattenere degli eventi di piazza, che perché avendo giocato con più di 250.000 bambini fisicamente posso comunque portare sorriso e divertimento. Non è un caso che ripetiamo questo tipo di evento, che lancerà la Final Four del 28 all'interno di un luogo fantastico, perché la connotazione storica della presenza dei bambini e dello sport in piazza attraverso il divertimento, tutta una serie di attività che ovviamente non metteranno assolutamente in crisi i monumenti storici, per cui la sovrintendenza non ha nessun tipo di problema, garantiremo ovviamente che non distruggeremo assolutamente il contesto storico, al di là che spero che qualcuno mi chiedi di aver spostato di qualche millimetro da torre, quindi valuteremo poi nello sport, essere stati molto bravi ad avere l'inclinazione che ovviamente non è andata a vedere in queste strutture meravigliose. Una cosa interessante è che mi è capitato sovente di passeggiare per Bologna e trovare anche dei tifosi che hanno scelto di arrivare più alta velocità, farci un giro per Bologna per poi proseguire
massima attenzione verso lo sport di base, sta anche a dire che abbiamo necessità di organizzare promozione verso il territorio. E questo grazie anche a FIBA, che è il protagonista di progetti che vanno proprio dalla scuola alla piazza per far giocare tutti quanti i bimbi. Quindi mi auguro domani di avere Piazza Maggiore a disposizione per portare più di 3.000 bambini per far giocare, perché è quanto sia inclusivo per chi si con un pallone e di sorridere alla vita. Grazie. Grazie Andrea. Entriamo nel tecnico raccontandovi proprio che cosa accadrà il 28-29 di gennaio prossimo all'Unico all'Arena. Facciamo con l'amministratore delegato della Lega Volley Maschile, Massimo Righi. Benvenuto Massimo. Abbiamo detto due giorni di altissima pallavolo con la doppia finale, perché c'è sia la del Monte di Superlega che di Serie. Sì, buongiorno a tutti, ben trovati. Innanzitutto il ringraziamento ovviamente doveroso per la regione Emilia Romagna, per la città metropolitana di Bologna, il comitato provinciale regionale del FIBA dell'Emilia Romagna di Bologna, ma soprattutto a Paolo Penazzi. Da lui ringraziamento perché portandoci un po' ha scongiurato l'ipotesi che non ci fosse neanche un cane nella nostra presentazione, ma noi siamo sali. Porto anche saluti alla nostra presidente, l'onorevole Paolo Di Michele, che purtroppo quindi istituzionali riferiscono di essere con noi. Detto questo, Bologna si appresta, Bologna sul territorio, l'ospedale per la terza volta in 4 anni, la Final Four d'Italia per il mondo. E non è un risultato poco significativo, secondo me, vuole proprio essere, come dire, l'esempio di come lavorando bene sul territorio, tutti insieme, tutte le forze, sia politiche che sportive, su un territorio che non ha pallavolo di Serie A, si possa raggiungere invece secondo me il risultato. Dopo due edizioni della Paradossa, in cui siamo stati stretti alla fine, perché eravamo costrettini, abbiamo appunto optato per l'Unico all'Arena, che era la scorsa sicuramente un impianto molto più difficile da riempire, uno dei più belli impianti Europa, stiamo parlando di impianti più funzionali, più grandi d'Europa, e già da adesso vi posso dire che per domenica abbiamo di fatto esaurito tutta la biglietteria o in vento per l'attenzione dei biglietti sulla Rosa Lenti. Tant'è vero che avevamo pensato di non aprire una gradinata che era quella dell'aeroporto per i tennis che visto i derby di base per ricordare che forse era Fortitudo, che è abbastanza lontana dal campo, e sono migliaia di posti, quindi 7.200 sono stati organizzati. 7.200 euro sono e altri 1.150, sono quanti sono qua? 7.700 sono suonare la biglietteria normale e 1.100 euro sono questo ulteriore tempo che stiamo avendo. Quindi andiamo verso tutti gli spettatori se venderemo anche quando. Permetto che alcuni biglietti sono prenotati, nel senso che alcuni sulla squadra tedesca hanno prenotato dei biglietti per la domenica nel caso in cui vanno a parte di finale. Squadre perdono, potrebbe mettere chiaramente sul mercato domenica mattina qualche centinaia di biglietti, questo è abbastanza scontato. Però diciamo che questo è un altro segnale del nostro movimento, perché nulla è scontato, bisogna lavorare, però lavorando e come dire, promuovendo bene l'evento, il pubblico viene. Sabato mattina cerchiamo di convincere appunto gli ultimissimi a venire magari anche sabato a vedersi lo spettacolo, perché sabato in realtà si vedono tutte e quattro le partite, quindi paradossalmente tutte e quattro le squadre, scusate. Paradossalmente uno vede la migliore pallavolo forse il sabato, con questo quantitativo, perché le quattro squadre di Superlega tra le migliori persone del pianeta, perché dobbiamo sempre ricordare che il nostro è, a detta di tutti, uno dei campionati più importanti del mondo. Nella dimostrazione anche il prossimo mese qualche opera rosata per partecipare alla commissione plenaria della Federazione Internazionale, l'unica lega invitata a questo incontro così importante. Detto questo vorrei ringraziare anche Andrea Prosoni che è qua con noi, che è collaboratore da diverso tempo, è un altro grande campione, la pallavolo italiana, che si sta dedicando anima e corpo alla Lega Pallavolo attraverso la sua trasmissione Volley Zappa e sta promuovendo tantissimo anche la nostra proprietà, quindi grazie ad Andrea per quello che sta facendo. Mi piace ricordare anche che avremo molto turismo sportivo perché saranno migliaia e migliaia di tifosi delle squadre di Perugia, Modena, di Trento, di Civitanova, che non scordiamoci le squadre della Serie 2, di Siena, di Tuscana, quindi in provincia di Viterbo, che porteranno dietro centinaia e centinaia di tifosi. Pensate che solo la Serie 2 garantirà più di 1.000 tifosi, e le tifoserie avranno circa 1.000 tifosi, che verranno la domenica da Siena e da Tuscana. Quindi risultati di ottimo livello e di grande aspettativa per noi. Tutto questo condito da una visibilità nazionale di alto livello, sarà in diretta su Rai Sport 1, la finale di Coppa Italia invece sarà in diretta sulla loro TV della Lega Pallavolo, sulla nostra Lega Pallavolo Channel,
e soprattutto saremo collegati con l'estero, quindi promuoveremo Bologna nella regione Emilia-Romagna, tutti i banchi, i nostri sponsor in tutto il mondo, perché saranno oltre 50 regioni collegate per la visione di questa partita. Quindi insomma, mi piace ricordare tutto questo, ci tenevo a ricordarlo, ma soprattutto che non abbiamo smesso di fare sperimentazioni, quindi continueremo con un progetto come dire, della promozione dell'evento durante il riscaldamento dei giocatori, è una cosa sulla quale abbiamo insistito quest'anno, quella del posticaggio, quindi uno speaker tecnico commenterà la partita, uno speaker che invece durante il riscaldamento dei giocatori, e anche in questo caso sarà Lorenzo Dallari, intratterà il pubblico intervistando i giocatori, intervistando gli allenatori, soprattutto intervistando gli arbitri, che non è un dato da poco intervistare gli arbitri prima della partita, intervistandoli però con l'audio e con il video aperto per tutto il pubblico presente. Quindi cercheremo molto coinvolgimento con il nostro pubblico. Abbiamo un esperimento che si chiama realtà aumentata, che è una cosa che io viaggio verso 60 anni, quindi delle volte facciamo fatica a stare dietro tutto, però questa realtà aumentata sarà la possibilità per i nostri spettatori di inquadrare un telefonino, un volantino, come hai detto? No, avevo sentito una voce di storia per un po' che c'è la e la possibilità di inquadrare e immediatamente parte un video, parte un contenuto, parte delle statistiche, parte una serie di cose, insomma, situazioni particolarmente nuove per me, ma invece molto magari adatte anche al pubblico giovane che abbiamo. Oltre a questo chiaramente faremo video sui mega schermi tutto quello che sarà possibile in termini di interazione, quindi di gioco con il pubblico, quindi quiz, fotografici, video, avremo la nostra Frankie Band che tratterà comunque il pubblico con i suoi fianchi durante le trombe, durante la fase per la partita. Avremo anche un po' di area commerciale, perché questa è molto capitale, si caratterizza anche e vive anche grazie ai nostri sponsor, quindi non è ovviamente un luogo come un impianto come il Forum, quindi dove si possono esporre 38, 39, 40 aziende come ha fatto l'anno scorso, quest'anno il numero è molto più limitato, quindi gli spazi non ci sono all'interno del gruppo Arena, però abbiamo anche in questo campo un'area commerciale da poter frequentare e abbiamo anche creato un'area di riscaldamento per i giocatori nel caso in cui le partite fossero molto vicine, abbiamo creato dietro la tribuna un campo per consentire agli atleti di fare riscaldamento. Ecco, poi tutte le altre informazioni molto più interessanti rispetto a quello che ho detto io, le troverete con la cartella stampa, quindi orari, quindi arbitri, precedenti, tutto quello che ne consegue. Insomma, io spero veramente che adesso questi ultimi giorni ci consentano di come dire, vendere tutto quello che abbiamo ancora da vendere per il sabato, completare un po' che manca la domenica, che manca veramente specifico di limiti, e poi dopo tutti insieme assistere a questo grande evento che credo che la pallavolo italiana si meriti, perché stanno tutti lavorando le componenti bene in una certa direzione, quella della promozione. Sabato alle ore 15.30 ad aprire il programma sarà Civitanova contro Piacenza, a seguire alle ore 18 ci sarà Trentino contro Modena, e come dicevamo il programma invece della domenica sarà aperto dalla finale della Del Monte di Serie A2 con Siena contro Tuscany e alle ore 17.30 la finalissima della Coppa Italia Del Monte che assegna il titolo che poi vale anche per una passa in Europa, ma se non ricordiamo questo titolo apre appunto le porte dell'Europa, apre anche le porte alla Supercoppa nel 2017 perché sarà la Final Four anche quest'anno. Avremo la Supercoppa a quattro squadre, l'esperimento che è andato bene, quindi lo proponiamo. Chi vincerà invece la Coppa Italia, appunto, avrà l'accesso già quindi alle Coppe Europee della prossima stagione. Ricordiamoci anche che quest'anno l'Italia organizzerà anche la Champions League, quindi abbiamo lavorato tutti allegramente per portare l'Italia, in questo caso è stata premiata Perugia, di un accordo di club della Lega, per ospitare a Roma la Coppa Champions League. Grandi risultati per la pallavolo italiana, quindi grandi aspettative. Sicuramente anche dell'agente olimpico straordinario, ma frutto comunque del lavoro di tutti i nostri dirigenti, tutti i nostri atleti, allenatori, gli sponsor, e tutti i lavori in questo momento in maniera molto, mi sembra, positiva nei confronti del volley. È un sentimento che io sto notando che sulla fine qualche mese fa, qualche anno fa, non era così diffuso, quindi questo è il mondo che c'è. Se avete domande per i nostri ospiti, in cartella trovate tutto il resto delle informazioni. Vi ricordo che sarà presente anche l'associazione Giacomo Sentini, perché la Lega Pallavolo Maschile da sempre affianca un progetto benefico in occasione dei suoi eventi. Anche in questo caso sarà l'associazione di Gelli, che lotta contro un tumore molto vicino, soprattutto ai bambini, per cercare di portare sollievo a loro, anche con la visita in ospedale e regali per Natale. Sono veramente un'attività molto intensa quella che fa Giacomo Sentini con la sua staffa. Grazie intanto a tutti i nostri ospiti per essere stati quest'oggi qui con noi, grazie alla Comune per aver ospitato la presentazione della Del Monte Coppa Italia, quindi all'assessore Lepore, grazie alla